Il Vangelo di Giuda. Un testo dal contenuto esplosivo. Una scoperta di grandissimo valore destinata a far discutere storici, religiosi e filosofi per moltissimo tempo. Si tratta di un Vangelo apocrifo, scritto in copto, risalente al 300 d.C. Un documento che riabilita la figura di Giuda Iscariota, presentandolo come un modello per tutti coloro che desiderano essere discepoli di Gesù. Quale credibilità si può dare a questo testo? Il papiro, perduto per molti secoli, viene trovato negli anni 70 nel deserto di El Minya, in Egitto, e finisce nelle mani di alcuni mercanti di antichità. Giunge prima in Europa e poi negli Stati Uniti, dove rimane chiuso in una cassetta di sicurezza per 16 anni, per poi essere venduto ad una famosa antiquaria. Nel 2001 viene ceduto alla Mecenas Foundation of Ancient Art di Basilea per farlo restaurare e tradurre. Il lavoro è lunghissimo, dura 5 anni, ma alla fine la squadra di esperti che se ne occupa riesce a decifrare il testo e a verificarne l'autenticità. Il risultato è sconvolgente. Secondo questo testo non vi sarebbe un Dio soltanto. Accanto e sopra al creatore del mondo ci sarebbe un Dio superiore, del tutto trascendente, al quale bisogna tornare. La terra sarebbe il regno del male, da cui fuggire. Solo liberandosi del corpo si può trovare conforto. La salvezza non è frutto della morte e resurrezione di Gesù, ma della sapienza che Cristo porta dall'alto e rivela al suo seguace più intimo, Giuda Iscariota.